Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Giornata numero 23 del campionato di Serie C2 Girone B. In campo Buenaonda Aprilia contro Virtus Ostia. Partiti Crepaldi per Longo. Poi dei giudici, subito al tiro e subito in rete. Primo pallone toccato, diventa subito oro. Gianluca dei giudici, 1-0 Buenaonda. Pallone per Crepaldi, prova il tiro deviato, sfiora il palo, poi ancora l'anticipo di Crepaldi e prova la fiondata improvvisa la Virtus con Dell'Oste. Dentro per De Giudici che scaraventa in rete, il 2-0 per il Buenaonda. Batte Di Pierno, anticipo di Cima che va al tiro, palla di un soffio a lato, ancora Antonelli per De Giudici. Ancora Antonelli, diagonale, palla sul fondo, Sau, ancora Di Pierno, dentro per Sau, Sau, palla in rete, ha segnato Sau, 2-1. Pallone intercettato da dei giudici, va via dei giudici e Patris, Gianluca dei giudici, 3-1 Buenaonda. Poi appoggia a Cima, spinge Longo, palla in rete, sotto l'incrocio. Quarta marcatura per il Buenaonda Aprilia. Break apriliano con Antonelli, ci mette una mano da Alessandro. Dei giudici conquista un buon pallone, poi cambia Antonelli, Antonelli da Alessandro in due tempi. Crepaldi d'esterno prova a suggerire a dei giudici che mette in rete. Assist molto bello di Crepaldi, colpo al volo di dei giudici e da Alessandro non perfetto. Pallone per dei giudici, prova a ringhiare su di lui Azzeni, dei giudici che si libera ancora una volta, il pallone incollato ai piedi, dei giudici prova il tiro, palla sul palo, Crepaldi, dei giudici, colpo di tacco per Longo e palla di un soffio fuori, ancora splendida azione da parte del Buenaonda. Pallone per Pinti, Pinti alla fine, Longo tocca il pallone e termina fuori davvero di un soffio. Prova ad andare via, perde palla, poi Longo piazza il sesto gol. Dei giudici conquista palla e mette il settimo sigillo di questa partita per il Buenaonda. 7-1. Rete finora della bandiera segnata da, ecco, la seconda marcatura di Pinti. 7-2, respinto, pallone che rimane in campo però, e allora arriva Pinti, Margari respinge. Dell'Oste, Dell'Oste ruba palla dei giudici e fa 8-2. Antonelli si sta per perdere il pallone, così è Cossu, Cossu, e arriva il calcio di rigore. Tutto pronto, Dell'Oste contro Margari. Parte Dell'Oste, il tiro, la parata di Margari, tutto regolare, poi dei giudici, tutto solo, dei giudici, il pallonetto, Antonelli, pallone per Longo, il tiro preciso, angolato per il 9-2, firmato Longo. Sau, Azzeni prova il tiro strozzato e allora ci pensa Cima a fare 10-2, Dell'Oste, pallone dentro, Sau, diagonale, respinge Margari. Dell'Oste stavolta vince il contrasto, Di Pierno mette dentro Dell'Oste, ancora il pallone che rimane lì, appoggia Di Pierno, gran gol di Di Pierno che trova l'incrocio dei pali, 10-3 Dell'Oste al volo, Di Pierno, Di Pierno appoggia tutto solo, Pinti, Pinti, palla fuori, il pallone Lombardi, pallone dentro, Di Pierno sotto misura due volte, prima Margari poi spedisce fuori. Longo poggia male però, allora Pinti mette dentro il 10-4, Longo, Longo per Ricci, Ricci palla in rete, ristabilisce subito le distanze la squadra aprediana. Crepaldi fa viaggiare dei giudici che ruba palla a Lombardi, ancora dei giudici fa tutto da solo, dei giudici e poi appoggia in rete per il 12-4, Pinti che regala il pallone a dei giudici e sigilla ancora con una rete, quella del 13-4, appoggia Pinti ma non c'è più tempo, finisce la partita 13-4,
in favore del Buenonda Aprilia sulla Virtus Ostia. Tre punti importanti, salutari per la formazione di Dante Marcelletti. Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcel Duetto, al Palla Meucci è tutto. Grazie per averci seguito.